Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, è appena terminata, il Brasile ha pareggiato 1-1 con la Svizzera. Non ha giocato Douglas Costa, quindi per quanto riguarda noi bianconeri non abbiamo avuto neanche un giocatore in campo. Inspiegabilmente, uno che mette Augusto per Douglas Costa c'è qualcosa veramente che non va bene nell'aria, perché c'è allucinante. Però vabbè, al di là di questo, Brasile che ha creato tanto ma ha sbagliato tanto, soprattutto in fase offensiva, e la Svizzera invece ha sfruttato il calcio d'angolo e la palla in attiva e ha trovato il gol dell'1-1. C'è poco da fare, ragazzi, quando alla fine giochi così con supponenza, alla fine rischi di pareggiare, e a pareggiare o perdere addirittura. E direi che è andata anche bene col pareggio, perché queste partite qua, quando si mettono così male, che vi devo dire, ragazzi? Delusissimo da Neymar, non tanto per il tipo di giocate, ma per la persona che è, perché è un simulatore di prima categoria, istiga gli avversari, li prende in giro, li deride. E ho l'impressione che questo Brasile, così come il Paris Saint-Germain, con Neymar, di come è diventato Neymar, cioè non il Neymar all'inizio, ma il Neymar che è diventato adesso, queste squadre potranno far molta fatica, dovranno far molta fatica per vincere, perché è veramente un giocatore che spesso fa la differenza per gli altri, proprio perché è così irritante che non rende. E si pensa troppo a fare la fighetta piuttosto che fare il giocatore. E la Svizzera, degli operai, diciamo, è riuscita a portare a casa un bel punto, anche nonostante il Brasile alla fine comunque la partita la meritava, è inutile che ci giriamo, ha avuto delle occasioni nette, non le ha sfruttate. Però il calcio è così. Dunque, Brasile che pareggia, che ovviamente è ancora tutto in gioco per chiunque, però ecco, non ci si aspettava la sconfitta della Germania e il pareggio del Brasile, e sono arrivate due sorprese da questa giornata del mondiale. E adesso vediamo domani se ci potrà essere qualche altra sorpresina o sorpresona, ecco. Staremo a vedere. Intanto, ragazzi, io vi saluto. Ci sono state delle occasioni incredibili che il Brasile non ha sfruttato. Chiaramente dovrà cominciare a migliorare la mira se vuole fare punti, vuole fare 3 punti vuol passare il turno, insomma, vuol passare il girone. E non vedo l'ora che inizi la fase quella dove ci sono le partite da dentro fuori. E niente, intanto io vi saluto, vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!